Azione scende in campo per difendere i finanziamenti al porto di Ortona. Oggi una conferenza stampa perché sarebbero a rischio questi 50 milioni di euro. Giovanni Luciano. Sì, diciamo che noi abbiamo convocato questa conferenza stampa per lanciare un allarme. L'allarme sta in questo. Il grosso dei finanziamenti del porto di Ortona si basano su finanziamenti del PNRR. Qual è la caratteristica? Devono essere appaltati entro il 31 dicembre del 2023, quindi entro la fine di quest'anno, e realizzati entro il giugno del 26. Gli investimenti più a rischio sono 13 milioni per il rifacimento della banchina di Riva, che presuppongono anche operazioni di dragaggio, e ad oggi non ci risulta, in questo caso la stazione appaltante, l'autorità del sistema portuale di Ancona, non ci risulta al momento che abbiano ancora predisposto progetti. Se mettiamo in relazione questa cosa con i 7 anni circa di attesa ancora ad oggi per il dragaggio di Ortona, noi vogliamo lanciare l'allarme e dire: guardate che se qualcuno pensa che c'è tempo, il tempo non c'è. Poi ci sono le opere legate all'ultimo miglio ferroviario che sembrerebbero essere state messe a rischio. In questo caso si tratta di 4,8 milioni, circa 5 milioni di euro. In questo caso però è la ZES, il commissario ZES, che gestisce l'investimento, perché da quello che ci risulta, e vorremmo essere smentiti, saremmo felici di essere smentiti, questo investimento è a forte rischio per questioni di vincoli tecnici e di sicurezza che probabilmente non sono stati valutati in modo corretto. Quindi abbiamo una situazione che ci allarma molto. E non vorremmo che tra la bretella e 2 milioni, i 30 milioni che ad agosto sono stati annunciati dalla Regione su fondi nazionali e quant'altro, con un dragaggio che è ancora fermo nelle nebbie dell'Arta, non vorremmo continuare a vedere il porto immobile così. Quindi abbiamo una situazione della principale infrastruttura portuale dell'Abruzzo che rischia di rimanere ancora un'eterna incompiuta, cioè sarebbe veramente un fallimento completo, in questo caso politico, della Regione Abruzzo. Onorevole Giulio Sottanelli, ci sarà anche un'iniziativa parlamentare per difendere questo porto, questi fondi? Sì, nell'ambito delle prerogative di ogni parlamentare c'è il sindacato ispettivo, quindi attuando queste mie prerogative cercheremo di capire come mai questi fondi che sono già stati destinati ancora oggi non vedono alla luce gli investimenti, che è quindi un ritardo che crea problemi all'intero Abruzzo, perché il porto di Ortona è un'infrastruttura molto importante e determinante per la crescita e lo sviluppo della nostra regione, e quindi vorremmo capire che cosa è successo.